Buonasera dalla redazione di Occhio alla Notizia, benvenuti a questa edizione flash del sabato. Iniziamo come di consueto con la cronaca. Oggi pomeriggio intorno alle ore 14:50, tamponamento plurimo davanti alla stazione dei bus di Fano in via Pisacane, che ha visto il coinvolgimento di 3 autovetture. La prima, un Opel Agila, alla cui guida un uomo di Marotta di 61 anni, la seconda, una Fiat 500L condotta da una donna fanese di 54 anni e una terza, una Panda condotta da un uomo di 48 anni, che è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Fano perché a seguito dell'urto ha sfondato il parabrezza dell'auto con il capo. Oltre al 118 sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Fano, allertati per estrarre l'uomo dall'auto, ma non c'è stato bisogno del loro operato. A seguito dello sversamento di liquidi sul manto stradale è stato anche necessario bonificare successivamente l'area. Al momento le cause dell'incidente non sono ancora certe, sono in via di accertamento e per l'uomo al momento si esclude la prognosi. Invece l'intervento dei vigili del fuoco è stato necessario ieri sera alle ore 21 per un altro incidente stradale in via Mattei nei pressi dell'aeroporto di Fano. Una Fiat Punto con 2 giovani a bordo ha sbattuto frontalmente contro una Golf a bordo della quale c'era un uomo e che procedeva in senso contrario. I 2 occupanti della Punto sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco di Fano che assieme al conducente della Golf sono stati trasportati al pronto soccorso del Santa Croce. E allora veniamo anche agli eventi che si terranno in questo weekend. Appuntamento questa sera e domani pomeriggio al Teatro della Fortuna per una prima esclusiva a livello regionale. Si tratta della Carmen, regia di Martone ed interpretate da Yaya Forte, che oggi pomeriggio alle 18 ha incontrato il pubblico nel foyer del teatro. Un bel risultato per la Fondazione Teatro, presieduta da Katia Amati. Una bella conclusione per una stagione teatrale importante. E questa mattina a Fenile, al Cante di Montevecchio, inaugurata la Bottega della Terra. A presiedere il sindaco Seri, il presidente del Consiglio Comunale Minardi, oltre all'assessore Marina Bargnesi. Sentiamo le loro interviste. Quello che si apre oggi è ufficialmente l'esperienza di una cooperativa sociale agricola che si chiama Terra, e il cui carattere innovativo è quello di unire il mondo del sociale con il mondo dell'agricoltura per fare insieme progetti di attività di agricoltura sociale in un'ottica di un consumo diverso, più sostenibile e di un nuovo ruolo che può avere anche l'agricoltura unita al sociale per lo sviluppo dei territori e di un nuovo modello di economico. Siamo qua oggi per inaugurare questa nuova cooperativa Terra, che diventa per noi veramente un punto di forza, un riferimento rispetto alla scelta che ha fatto di associarsi anche con dei produttori, degli imprenditori sia in campo agricolo ma anche produttori di vini e di prodotti alimentari, e questo è oggi l'unica formula vincente in un momento così difficile per l'economia nazionale ma anche per il lavoro e per il settore sociale. Quindi questa unità, unire l'aspetto della produzione insieme agli effetti e all'impatto sociale, perché è una cooperativa che produce lavoro e coinvolge anche molte persone in termini di inserimento lavorativo, diventa per noi sul territorio un grande partner dal punto di vista della qualità dei prodotti biologici che propone, produce e offre sul territorio, ma anche come partner dal punto di vista dell'offerta nel sociale e anche dell'occupazione. In un filone come quello dell'agricoltura, che è un'occasione per l'inserimento sociale di persone svantaggiate, credo che su questo debba esserci l'impegno di tutti, un impegno formale, un impegno profondo, perché alle persone svantaggiate bisogna dare il massimo delle risposte, come bisogna fare di tutto per recuperare le risorse che sono state tagliate da parte della Regione ai comuni relativamente al sociale. Il sociale non deve essere toccato, il sociale deve essere garantito, le risorse alle persone deboli, alle fasce più deboli, agli svantaggiati debbono rimanere e si deve tagliare altrove. Ed ora una nota che riguarda le elezioni regionali che si terranno appunto nel mese di maggio.
Sono riprese alle ore 8 di stamani e sono terminate alle ore 12 in tutta Italia le operazioni per la presentazione delle liste per le elezioni regionali e comunali in programma il 31 maggio. Partiti e movimenti avranno tempo fino a domani a mezzogiorno per depositare simboli e candidati per il voto che servirà a eleggere nuovi rappresentanti in 7 regioni: Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Umbria, Campania e Puglia. Inoltre ha 1000 comuni, tra cui 20 città capoluogo. Spiccano per importanza Venezia, Aosta, Trento e Bolzano. Saranno complessivamente quasi 23 milioni gli italiani chiamati a votare. Ad Aosta, Trento e Bolzano, nei comuni delle amministrazioni autonome di Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige, le elezioni comunali sono fissate per il 10 maggio, eventualmente ballottaggi il 24 maggio. E terminiamo con un'ultima di sport. Domani, domenica 3 maggio, si disputa la 13ª edizione della Colle Marathon, la maratona internazionale, una delle prime 10 a livello nazionale, che attraversa i borghi del nostro entroterra, San Costanzo, Barchi, Mondavio, Orciano. Sono 1200 i partecipanti tra uomini e donne di questa edizione, che per i continui saliscendi del percorso affascina i concorrenti per la sua spettacolarità. Favoriti, come sempre, i concorrenti provenienti dal continente africano, che si sono aggiudicati 10 delle edizioni precedenti. Ma i colpi di scena naturalmente sono dietro l'angolo, anzi dietro la curva. Lo start, come sempre, avverrà alle ore 9 in punto con un colpo di bombarda sparato dalla Porta Nuova di Barchi. Quindi il plotone di atleti procederà in direzione mare per terminare al porto turistico di Fano. Bene, con quest'ultima notizia chiudo qui questa edizione del sabato di Occhio alla Notizia. Grazie per la vostra attenzione. Il TG tornerà lunedì sera alle 20:30. Buona serata e buon weekend a tutti voi.